Eccomi, buongiorno, ben arrivati. Oggi volevo farvi vedere come realizzare dei biscotti decorati con lo stesso soggetto, ma in due stili, con due stili leggermente differenti. Ok? Quindi direi che vi ribalto subitissimo, così. Il soggetto è il medesimo. Ma sono realizzati con due stili leggermente differenti, ok? In uno abbiamo il bordo nero, mentre nell'altro il bordo nero non si vede. Possiamo realizzare questi biscotti con l'utilizzo appunto dei bistencil. Il primo è ovviamente il solito metodo che avete già visto diverse volte. Quindi, che cosa ci prendiamo? Ci prendiamo la ghiaccia reale nera. In questo caso io l'ho ovviamente già colorata. Quando usate gli stencil, la ghiaccia deve essere abbastanza fluida. Scusate, come sempre, la mia tosse non mi dà tregua. Quindi appoggiamo lo stencil, prendiamo un pochino di ghiaccio reale, ne serve veramente poca, e con la spatola a 45 gradi andiamo a passare sopra lo stencil, così. Ok, eliminiamo l'eccesso e tiriamo su lo stencil. Ecco qua. Poniamo che però voi voleste, come in questo caso, il disegno senza i contorni neri. Quindi, come possiamo fare per ottenere il disegno senza i contorni neri? In questo modo, procediamo in questo modo. Allora, onde rischiare di evitare di Cioè, onde evitare di rischiare di rovinare il disegno, andiamo subito a coppare. Ovviamente ci puliamo un attimo lo stencil. Ecco, ne approfitto per rispondere ad alcune domande che mi fate sempre. Gli stencil sono riutilizzabili? Assolutamente sì. Come vanno conservati gli stencil? Una volta che voi avete realizzato il vostro disegno, prendete semplicemente lo stencil e sotto l'acqua corrente. Ora, io in questo caso ovviamente non ho un rubinetto, ho preso una bacinella di acqua pulita. Semplicemente con i vostri polpastrelli, senza usare saponi, senza usare nessun tipo di come si dice, spugnetta abrasiva o robe varie, solo con le vostre dita andate a sciacquare lo stencil. Lo stencil si pulisce chiaramente e aspettate che sposto l'acqua onde evitare i miei soliti guai. E se dovete riusarlo subito, con l'aiuto di un panno in microfibra come questo, andate semplicemente a tamponare lo stencil. Come Così. facciamo se non vogliamo i bordi, che rimangano i bordi? Allora, sempre ovviamente lo stencil, io utilizzerò la ghiaccia reale che abbiamo usato ieri per fare gli altri biscotti. Va da sé che se dovete usare ghiaccia reale, diciamo così, bianca, la ghiaccia reale la dovete colorare, ok? Con che cosa? O con ovviamente le nostre tempere, la nostra tempera alimentare bianca, oppure con qualunque colorante in polvere bianco abbiate a disposizione, ok? Quindi prendiamo il nostro disegno e mettiamo sopra un po' di ghiaccia e, come abbiamo fatto prima, con la spatola andiamo a spatolare sopra il disegno, così. Ok, dopodiché
alziamo e il disegno è rimasto sulla pasta di zucchero. Ma ipotizziamo che noi non vogliamo usare della pasta di zucchero nera, ok? Vogliamo utilizzare, ecco, mi si è rovesciato. Vogliamo utilizzare della pasta di zucchero bianca. Quindi cosa facciamo? Esattamente come abbiamo fatto adesso, ci posizioniamo e andiamo a spatolare la ghiaccia reale bianca. Quindi, facendo questo lavoro, che cosa è successo? Avendo passato la ghiaccia bianca sulla pasta di zucchero bianca, lo vedete, il disegno è rimasto in trasparenza, è rimasto un tono su tono. Questo che cosa ci permette? Ci permette di andarlo a decorare senza avere però, come invece era successo in questo caso, i contorni. Una volta che abbiamo definito il nostro stile, quindi con o senza contorni, che cosa facciamo? Possiamo andarlo ovviamente a dipingere. E come lo dipingiamo? Come preferite, potete usare i colori in polvere, potete usare i colori aerografo. Io ovviamente in questo caso utilizzerò le nostre tempere alimentari, che si prestano tantissimo. In questo caso ovviamente, essendo papaveri, utilizzerò il color rosso. Mi tengo a portata di mano anche una ciotolina con un po' di acqua, e che cosa faccio? Con un pennello a punta piatta angolare, io comincio a fare i bordi dei nostri papaveri. Come si dice, con la tempera vado a scurire il bordo, così. È chiaro che in questo caso noi abbiamo già i contorni scuri, no? Quindi il disegno è già immediatamente riconoscibile, diciamo così. Nell'altro caso invece dobbiamo avere un pochino più di attenzione. Stessa cosa sull'altro fiore. L'avevo promessa a Veronica i papaveri, quindi oggi andiamo a dipingere l'interno del bocciolo. Rifiniamo e via che andare. Fatto questo, prendiamo la tempera verde, ok, facciamo la stessa cosa, quindi così. Ok. E così. Insomma, vi piace l'idea sulla fasciatura della torta? A me piaceva l'idea. E questo è quanto. Ecco qua. Fatto questo, cosa abbiamo fatto? Oggi vi ho fatto vedere come creare dei biscottini con un effetto, in questo caso abbiamo usato come esempio il papavero, utilizzando due stili differenti, ok? Vedete, il soggetto è lo stesso, ma gli stili sono differenti. Quindi, come abbiamo fatto? Utilizzando i nostri B-stencil con ghiaccia reale nera o con ghiaccia reale bianca. Ragazzi, io vi auguro buon weekend, vi aspetto qui lunedì. Se riesco ve lo faccio, la copertura della torta, va bene? Un abbraccio, buon weekend, baci baci, ciao!